Buonasera, buonasera a tutti abitanti di Afritalia, perché l'Italia ha cambiato nome. Da oggi ci chiameremo Afritalia. Afritalia perché non solo non abbiamo più abitanti italiani, ma abbiamo solo abitanti africani. Quindi da africani a afritaliani. Quindi saremo i nuovi abitanti. Noi siamo i schiavi, cioè, non lamentatevi, perché allora la ultima novità: pare che in Veneto, almeno ho capito che dovrebbe essere il Veneto, un imprenditore, mica scemo, un imprenditore veramente coi fiocchi, che praticamente gli sono stati dati un tot di migranti giovani, ragazzini in età prescolare e fino ai 20-22 anni. Questo signore qua dice: ma perché io li devo tenere che non fanno niente prendendo i soldi dallo Stato, piglia 80 euro a persona? Dice: no vabbè dai, io sono un imprenditore, cosa gli facciamo? Gli facciamo fare dei lavori, gli insegniamo un mestiere, così quando saranno in età che vorranno andarsene sapranno come arrangiarsi. Allora, e lui dice: vabbè, gli do 10 euro a settimana, gli faccio fare dei lavori, quindi creano dei prodotti che lui a sua volta venderà e intascherà i soldi, quindi piglia soldi dallo Stato, prende i soldi sfruttando la manodopera, ma lui non dice che è lo sfruttatore, no. Lui praticamente dice: beh, anche lo Stato, no? Lo Stato fa lavorare i detenuti e gli dà una paghetta. Dice: io faccio come lo Stato, capito? Io prendo un tot di persone, li metto a lavorare i campi, gli insegno un mestiere. D'altronde, scusa, mi sto mettendo io, no? E non è, non dai, non dovete dire che è una forma di schiavitù quella, no? Non è vero. Sì, un po' li sfrutto, dai. E più c'era un africano, uno che è sempre ospite su Rete 4, che la rideva e dice: vedi, lui è uno di quelli che ha capito, è uno di quelli che sa sfruttare il momento. Cioè, non solo stanno importando delle persone che non vorrebbero andarsene da lì e sono costrette a venire qua, vengono qua, vengono pagati coloro che li prendono e li ospitano, e quindi vengono pagati con i nostri soldi. Chi li ospita sfrutta la situazione, non soltanto sul fatto di lucrare sui soldi, diciamo, presi da noi, ma li prendono, ma li fanno anche lavorare. Ma io dico: ma tutto sto lavoro, ma voi l'avete visto in giro? Cioè, noi per poter lavorare dobbiamo fare dei corsi, dei concorsi, dobbiamo metterci in coda, fare le selezioni. Qua arrivano belli freschi di giornata, li formano gratuitamente, anzi li vendono a chi li vuol comprare, perché a casa mia è questo, è una vendita bella e buona. Nel momento in cui lo Stato, il governo, dà dei soldi a qualcuno che se li prende, quella è, per me risulta una vendita o un mantenimento, perché nessun italiano è stato mantenuto da nessuna parte e nessun stato, nessun emigrato ha avuto italiano all'estero, ha avuto soldi da parte dello Stato. Ma no, ma loro tranquillamente dicono: ma no, ma figuriamoci, noi siamo diversi, noi non siamo schiavisti, no, non ci dovete chiamare schiavisti, no. Loro vogliono ripopolare l'Italia. Dice: ma io, sai, come in Italia abbiamo tante aziende, ma non avete visto quante aziende non riescono a trovare mano d'opera, quindi loro
li devono andare a prendere da fuori, li formano, ma poi qualcuno un lavoro lo creerà, non è che sarà sempre così. Cioè, nei servizi, no, allora nei servizi, perché i servizi aumenteranno. Non si sa quali servizi. Ah, ma la ristorazione, no? Perché comunque, sai, avere, è vero, avere la servitù, no? E quindi torniamo di nuovo sullo schema dello schiavismo. Avere la servitù nera fa chic. Perché è questo di cui si parla, no? La schiavitù nera. Poi nasceranno i neri avvocati che studieranno, poi i neri giudici, poi anche i neri politici. E poi ci sarà anche da noi un Nelson Mandela, non Nelson Mandela, come si chiama? Martin Luther King, che verrà ucciso dai suoi fratelli. Poi ci saranno i primi movimenti neri. E dovremo stare attenti anche noi a non fare movimenti bianchi. Evviva! Nuovo stato dell'Unione Americana. No, io non prendo per il culo nessuno. Io mi sento preso per il culo quando vedo i TG, quando sento certe notizie, quando vedo certi programmi dove vedo della gente che la prende a ridere anche quelli che fanno vedere che sono un po' incazzati, ma fanno delle domande o delle considerazioni che non c'entrano niente. Perché il punto che secondo me è cruciale è dove sta sto lavoro? Visto che è considerato che io stesso ho visto, va bene, io sto lavorando però per 2 mesi, quando c'è della gente che invece è stata, cioè lavora in nero, oppure non lavora affatto, oppure deve stare a casa, oppure lavora un po' qua, un po' là, oppure è costretta a fare dei lavori che magari non vorrebbe fare. Quindi, dove lo vedono loro tutta questa richiesta di lavoro? E poi parlano di servizi, quali servizi? Cioè, io non capisco quali servizi possiamo. Le aziende anche di servizi, multiservici, quelli se ne stanno andando. Hanno spostato tutti in Albania, o in Romania, o in Ungheria. Quindi dove stanno questi famosi servizi? Cosa mai dovrebbero fare questi qui? Addirittura a Genova vorrebbero mettere 100, cioè stanno facendo degli accordi per piazzare 135 neri che dovrebbero pulire e non si sa che cosa, visto che c'è già l'AMIU qua a pulire. Pulire. Qualche cosa dovranno pulire. Non si sa che cosa però. Con i buoni pasto. Gli diamo i buoni pasto che sarebbero buoni pasto forse da 7 euro. Poi li teniamo qua per un po'. Gli fanno fare qua un po' di lavoro e cosa fanno? Rimangono? Io non riesco a capire, chiedo ai governanti, dov'è che volete arrivare? Volete arrivare allo scontro? Perché è lì che stiamo arrivando, eh. È solo una questione di tempo. Ma mettiamo che arriviamo allo scontro. Cosa fate? Date una mano a quelli? Perché io se fossi negli italiani non me la prenderei con i neri. No, no, io i neri proprio non li toccherei. Io andrei a toccare quelli che stanno al governo. Cioè, nel senso, se mi vedete a me partire, io non vado a cercare chi viene da fuori. Io vado a cercare quello che ho dentro. Quindi me la prenderei con i sindaci, me la prenderei con i presidenti di regione, me la prenderei con tutti i politici. E non mi limiterei alla bastonata. Capito? Io lo dico a tutti gli italiani, se avete in mente di fare qualcosa, non andate a cercare i neri, lasciateli stare, perché loro non c'entrano niente. Io me lo andrei a prendere per una volta nella vita, andiamo a cercare veramente i colpevoli, cioè quelli che veramente prendono certe decisioni cretine. E non limitiamoci a fare, che ne so, penzoloni o a testa in giù. No, io tornerei con la gogna media, con la gogna, diciamo, quella che usavano ai tempi di Gesù contro Maria Maddalena, no? Quella delle pietre, la lapidazione. A ogni italiano una pietra, un lungo corridoio e li faccio passare in mezzo.
a uno, leggendo come si usava ai tempi dell'Inquisizione francese, i vari capi di puntazione, tradimento, ingiuria, no? Tutte le cose contro gli italiani. Fatemi sapere se ne cosa ne pensate. Siete d'accordo con quell'imprenditore? È giusto sfruttarli? È giusto formare nuovi schiavi? Oppure ora che gli italiani si svegliano e se la vanno a prendere un po' con questi governanti, magari con una bella lapidazione? Fatemi sapere. Vi auguro buona serata.